Presidente Falavigna, dietro di noi cantano per un progetto ambizioso come il progetto Erasmus. La circoscrizione si fa sentire anche per il futuro delle nuove generazioni. Assolutamente, intanto vanno i complimenti alla scuola, perché essere così all'avanguardia a fare un Erasmus non soltanto più degli studenti universitari ma anche tra docenti, così si può sicuramente implementare i metodi di studio imparando come insegnano in Portogallo, in Polonia, in altri paesi comunque europei, e sicuramente ne va a beneficio della cultura dei docenti e anche degli alunni. Sì, sono di parte perché è presente anche mia figlia in questa scuola. Okay. Perciò, però ovviamente oggi sono venuto in veste di rappresentante della settima circoscrizione, per il quale ho portato un saluto anche da parte del sindaco che per numerosi impegni non poteva essere presente. Però sono veramente contento che un progetto simile sia partito dalla settima circoscrizione, che come dicevo rappresento, e vorrei anche aggiungere che le tre scuole della settima circoscrizione del polo scolastico elementare sono tutte quante classi veramente sature di numero di alunni, quindi la partecipazione è ottima e magari speriamo anche di replicare l'evento il prossimo anno. Eccoci qua, sono i rumori tipici di una qualsiasi scuola. Abbiamo qua la vicepresidente dell'Istituto Comprensivo Mercanti qui a Madonna di Campagna, Michela San Martino. Grazie di essere con noi. Si parlava prima di progetto Erasmus e l'immagine pensa ai più grandi, e invece siamo qui. Sì, il progetto Erasmus in realtà è rivolto a tutte le fasce d'età. Per alcune attività abbiamo coinvolto addirittura la nostra scuola dell'infanzia Bernini Buri. Ormai sono 10 anni che partecipiamo a questo tipo di progetti. Questo è, diciamo, il nostro quarto progetto. Si chiama Eco-Friendly, Practices at Schools, e coinvolge sia le scuole primarie che le scuole secondarie di primo grado del nostro istituto, oltre appunto all'infanzia. Si tratta di uno scambio di buone pratiche tra paesi europei. Noi siamo partner con una scuola turca, una scuola polacca, una scuola lituana e una portoghese, e da 2 anni stiamo lavorando su questo progetto e ora stiamo mostrando le attività che noi abbiamo fatto con i nostri alunni in questi 2 anni.